Buongiorno cari amici e fratelli nel Signore. Oggi prenderemo in esame un versetto a me molto caro, che si è rivelato molto utile al tempo dell'adolescenza e soprattutto quando frequentavo la scuola superiore, dove, come sapete, ci si confronta con gli altri, ma anche gli altri si confrontano con te e si possono vivere delle situazioni emotivamente pesanti. Il versetto si trova in Galati, al capitolo 1, il versetto 10, che dice: «Infatti, cerco io ora di accattivarmi l'approvazione degli uomini o quella di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Infatti, se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo». L'Apostolo Paolo è davvero cristallino nel suo dire. A lui interessava piacere a Dio senza preoccuparsi del giudizio degli uomini. Se ci preoccupiamo troppo del giudizio delle persone, corriamo dei rischi, perché siamo tentati di scendere a compromessi. Siamo tentati di indossare una maschera ed essere quello che in realtà non siamo e peccare quindi di ipocrisia. Perché? Perché vogliamo compiacere il prossimo, con un'alta probabilità di contristare il Signore. Ne vale la pena? Vale la pena rischiare? Come vi dicevo, questo versetto mi è stato molto utile quando ero alla scuola superiore anche per un altro motivo. Per la maturità, essendo un liceo linguistico sperimentale nell'anno 92, dovevamo preparare una tesina che comprendesse tutte le materie e la maggior parte dei miei insegnanti erano atei. Ma io decisi comunque di fare una tesina intitolata «L'uomo e Dio», dove volevo analizzare nelle varie materie il legame indissolubile tra Dio e l'uomo. Sapevo benissimo che avrei incontrato molti ostacoli, ma desideravo concentrarmi su qualcosa che mi stava a cuore. E così ho fatto, anche grazie a questo versetto. E quindi lodo e ringrazio il Signore, perché in ogni occasione ha la parola giusta per aiutarmi ad essere una sua serva alla sua gloria. Amen.